Buongiorno a tutti, sono Franco Scopolini di ETT, sede di Ancona. La mia relazione riguarda le attività, i progetti che noi abbiamo sviluppato per conto della Regione Marche nel campo della promozione turistico-culturale della Regione. Le conoscete le Marche? Qualche immagine promozionale. Le Marche sono generalmente poco conosciute, però le Marche sono una terra che è stata capace di conservare equilibrio ed armonia, come ho cercato di darvi con qualche flash delle immagini che vi ho proiettato. Ci si vive bene, e questo è un dato oggettivo, perché è la regione europea con la maggior longevità in assoluto. Io ho circa 75 anni, per cui potete vedere l'effetto. E tutto sommato, chi le conosce le apprezza, generalmente chi le conosce le apprezza. Per cui diciamo che l'hashtag Destinazione Marche funziona, funziona perché promuove e viene diffuso. La regione, l'ente regione, è consapevole di questa cosa e ha sempre investito molto nella promozione turistico-culturale, anche in questo periodo di magra, di crisi. Le politiche regionali continuano ad andare, hanno sempre spinto sulla promozione turistico-culturale della regione. Turismo e cultura insieme, perché sono due ambiti che lavorano sinergicamente per promuovere il territorio e per dare possibilità a chi ci vive di vivere un futuro di qualità. ETT nel corso degli anni ha dato un supporto tecnico-operativo alla Regione, mettendola oggi in grado di disporre di un'infrastruttura basata interamente su tecnologie Microsoft a supporto della promozione turistico-culturale del territorio, che è di grande valore strategico. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato una serie di sistemi, una serie di sottosistemi che insieme attualmente costituiscono una costellazione di componenti che si integrano in modo organico, ovvero il nostro sforzo, diciamo, la nostra parte smart è stata quella di mettere a fattor comune le informazioni, la creazione delle informazioni che è da sempre, diciamo, l'aspetto più critico in tutte le amministrazioni, ovvero il dato prodotto in un certo ambito. Abbiamo cercato, il nostro grosso sforzo è stato quello di metterlo a fattor comune in tutti questi ambiti, in modo tale che non ci sia ridondanza e che ci sia la massimizzazione degli effetti desiderati. Tutte queste componenti cooperano attivamente tra loro per l'interscambio delle informazioni di cui ognuna è master e riescono a fornire servizi di qualità a tutti i diversi target di potenziali visitatori e anche di residenti. Vi parlerò di queste velocemente dei quattro box in giallo, che sono i sistemi più, diciamo, più interessanti da questo punto di vista. Di fianco c'è Bibliomarche, che è molto simile al sistema dei musei, solo che in questo momento rimane un pochettino più indietro, anche per la massa critica delle biblioteche nel territorio regionale. E le frecce rosse stanno a indicare appunto la connessione che c'è fra i vari sistemi e i binari su cui avviene lo scambio dei dati. Cominciamo con il sistema dei musei. Qual era il problema? Allora, un'altra delle caratteristiche delle Marche è quello di essere una regione al plurale, dove il campanilismo è stato da sempre molto forte. Se questo è stato un limite della regione, da un certo punto di vista, da un altro punto di vista però ha portato che oggi anche comuni magari più piccoli, da 200 abitanti a 300 abitanti, hanno il loro museo di cui vanno fieri. I comuni un pochettino più grandi hanno la loro biblioteca e magari il loro teatro. Per cui nelle Marche ci stanno circa 360 musei che corrispondono più o meno a uno per ogni comune, in media. Questi sono i numeri. Per cui, per il sistema dei musei, qual era il problema dal punto di vista della regione?
questa da una parte questa enorme frammentazione con cui doveva fare i conti nel momento in cui dovevano essere fatte delle politiche di assegnazione di fondi. E c'era il problema appunto della promozione della regione. Per cui che cosa è stato fatto? Il primo mattone è stato il sistema di autovalutazione, ovvero un sistema attraverso il quale una volta l'anno in genere, o comunque tutte le volte che i funzionari della regione che si occupano di musei lo decidono, aprono una campagna di rilevamento dei dati. I responsabili di ogni singolo museo inserisce i suoi dati e questi dati, con una maschera che adesso vedete qui rappresentativa, entrano a far parte di un sistema di decision support attraverso il quale vengono definite le politiche di assegnamento dei fondi. E poi gli stessi dati vengono utilizzati, o alcuni di questi dati ovviamente, vengono utilizzati per la promozione sul sito del turismo, sul sito stesso dei musei. Altro sistema è quello che in gergo chiamiamo SIRPAC, il sistema dei beni culturali, ovvero il sistema che raccoglie tutto il materiale catalografico che la regione ha accumulato nel corso degli ultimi 15 anni. La regione ha un patrimonio catalografico, quindi di schede fatte secondo gli standard del CCD, di circa 100.000 oggetti e di più di 300.000 immagini. E tutto questo patrimonio catalografico è a disposizione del pubblico in una forma gradevole che aiuta alla conoscenza del territorio. Su questa cosa qui siamo stati anche fuori legge perché l'ultimo regolamento ACICOM approvato da poco ci ha portato a dover rimuovere alcuni contenuti video che noi avevamo pubblicato sul portale. Cioè, c'è stato chi ha protestato perché quel video non voleva che fosse pubblicato e l'abbiamo dovuto togliere. Insomma, noi con la tecnologia stavamo avanti, dopo purtroppo la burocrazia ci ha ritirato indietro. Questa cosa, la parte dei beni culturali, è anche agganciata al circuito nazionale di Cultura Italia e al circuito internazionale di Europeana. Quindi tutti i beni che stanno nel portale regionale dei beni culturali sono stati fatti confluire in Cultura Italia e da qui sono arrivati al sistema Europeana. Il portale regionale del turismo è un altro dei mattoni di questa costellazione e dall'anno scorso l'abbiamo rimodulato completamente creando una struttura che non va più per ambiti territoriali classica, quindi per province, ma va per cluster. Poi lo vedremo un attimo, il cluster sono il mare piuttosto che la spiritualità, piuttosto che la natura. E da qui poi c'è la possibilità di accedere a tutta una serie di informazioni e servizi che il portale eroga. E infine l'altro mattone importante, il più recente, è il portale degli eventi. Gli eventi rappresentano un'altra di quelle situazioni in cui la dispersione di energie era massima, perché ogni portale aveva la sua sezione eventi, ogni portale aveva la sua redazione. Questo portale nuovo che abbiamo fatto finalmente riesce a mettere a fattor comune gli sforzi di tutte le redazioni dei vari portali regionali, ma non solo, perché possono federarsi a questo portale anche altri enti o altri del territorio regionale, come possono essere i comuni, come possono essere aziende di promozione turistica in senso lato. Si crea una redazione diffusa dove ogni soggetto abilitato può contribuire nella segnalazione, nel caricamento degli eventi, e gli eventi vengono fruiti in maniera unitaria da tutti i portali che lo utilizzano. Lo utilizzano come? Attraverso un widget che viene generato, può essere generato dal portale stesso degli eventi, può essere semplicemente incluso nei portali di chi desidera utilizzarlo in due modalità che sono verticale e orizzontale, in modo tale da potersi adattare a qualsiasi configurazione, a qualsiasi layout. Vabbè, i feedback ovviamente sono positivi, ci sono una serie di cose che hanno rappresentato, cioè sono state apprezzate in giro,
E la cosa che volevo dire, un'altra cosa che volevo dire è che oltre su questo nostro lavoro, diciamo che costituisce l'infrastruttura di base del sistema turismo e cultura della regione, si innestano anche altre professionalità e altri lavori che ovviamente vanno al di là delle nostre competenze, ma che però sfruttano e lavorano sinergicamente con noi. In particolare è attivo un social media team che cura la promozione del territorio su tutti i più importanti social della rete, Facebook e così via, e si lavora sinergicamente anche da questo punto di vista. Volevo farvi vedere un attimino velocemente qualche passaggio di alcuni di questi portali. Se va il collegamento, ok. Questo qui è il portale dei musei, per esempio. Ci sono una serie di informazioni, vedete già qui sulla sinistra il widget con gli eventi, che è già calibrato sulla parte degli eventi culturali. Se noi entriamo, andiamo a fare una ricerca e entriamo nel dettaglio del sistema, andiamo a vedere per esempio i dati di un museo. Ecco, questo qui è, diciamo, una scheda del museo in cui ci sono tutta una serie di informazioni relative al museo stesso. Però, oltre agli approfondimenti, alla posizione sulla mappa, sulle indicazioni degli orari e degli indirizzi e riferimenti, su questa cosa qui volevo un attimino farvi notare che queste informazioni non vengono gestite da una redazione o da qualcuno che si occupa di mantenere aggiornati questi dati. Questi dati qui vengono direttamente dal sistema di autovalutazione, per cui qui vediamo un primo collegamento fra il sistema di autovalutazione e quella che è la visione verso il pubblico dei dati. Per cui sicuramente i dati che vengono messi a disposizione su questo portale sono, diciamo, certificati dal museo stesso. Ma se noi, oltre a vedere le varie cose, andiamo a vedere il catalogo di questo museo, di questo come di tutti gli altri musei, vediamo che qui, senza che l'utente se ne sia reso conto, siamo saltati al sistema dei beni culturali, ovvero qui vediamo i beni catalogati nel sistema informativo dei beni culturali che stanno in questo museo. Da questo io posso andare tranquillamente a vedere una scheda di dettaglio. Vedete anche qua sopra la testata è cambiata, sono saltato in un altro sistema, però sto lavorando, sto andando avanti ad esplorare sostanzialmente quello che la regione mi offre. Da questo qui posso vedere ovviamente tutta una serie di informazioni che mi interessano. Posso passare alla scheda del bene contenitore, perché quest'opera di Lorenzo Lotto, che è importante e molto conosciuta, è conservata in un museo ospitato in una struttura che ha una valenza artistica, per cui da lì posso andare a vedere la scheda del museo come bene architettonico. E da qui, per esempio, posso saltare a vedere se ci sono altre opere fatte da questo Leopardi Orazio Carlo. Adesso sto facendo una navigazione più o meno casuale, per cui magari i dati che vengono fuori non sono molto significativi, però spero di riuscire a darvi la percezione di come i dati vengono gestiti, di come girino, insomma, sostanzialmente. E da qui posso saltare a tutta una serie di altre informazioni che riguardano le cose a cui posso essere interessato. Posso saltare a una pagina del museo, se in questo bene è conservato un museo,
e qui c'ho un'altra volta un ritorno al portale dei musei, per cui dal portale dei musei sono passato a quello dei beni culturali, da quello dei beni culturali sono tornato a quello dei musei, in un continuo, in una possibilità di esplorazione circolare che riguarda un pochettino tutti gli aspetti. E questo è il portale del turismo. Come vi dicevo, questo portale è strutturato per cluster, per cui cluster del mare, gusto, produzioni, shopping e produzioni enogastronomiche, cultura, spiritualità, parchi natura attiva e borghi, sostanzialmente i sei flash più importanti di quello che la regione offre. Entrando in uno di questi cluster, ho una serie di specificazioni con la possibilità di scendere ancora più in dettaglio. Per esempio, entro nelle spiagge di sabbia e ghiaia se sono interessato a queste cose, ma la cosa importante che volevo, volevo farvi vedere, e poi via via qui posso scendere a vedere il comune, però io qui ho una serie di servizi che si contestualizzano alla navigazione che sto facendo, per cui queste cose, questi 38 visitare, che sono tradizioni, località, musei, chiese, monasteri e conventi, sono comunque contestuali al tema mare, spiagge di sabbia e ghiaia. E guarda caso qui ci sono i musei, che sono gli stessi che abbiamo visto dall'altra parte. E questo è un altro gancio importante fra i sistemi del turismo, cioè un gancio importante fra i sistemi del turismo e della cultura. Sono questi musei qui e da qui posso accedere, insomma, consultare il testo relativo a quel museo che sto vedendo. Ovviamente abbiamo qui il collegamento col portale degli eventi, con la gestione degli eventi, e questo è quello che c'è in programma nelle Marche prossimamente, insomma. Sostanzialmente vi ringrazio per l'attenzione, le foto di presentazione delle Marche che vi ho fatto vedere all'inizio sono tratte ovviamente da siti regionali, sono a disposizione per chiarimenti, domande che dovessero esserci.